Trattare la gastrite antrale è possibile soprattutto se si tiene conto che l'alimentazione rappresenta il primo fattore in grado di agire sullo stato di integrità della mucosa gastrica. Quali consigli è bene seguire per evitare di aggravare una condizione di gastrite antrale? Ecco i più importanti. I cibi acidi o acidificanti rappresentano la prima categoria alimentare da escludere quando si cerca un rimedio alla gastrite antrale. Risulta quindi opportuno eliminare agrumi, succhi di agrumi, bevande gassate, pomodori, melanzane, kiwi, arachidi, noci, alcuni latticini, mais, avena, ma soprattutto pane, pasta, pizza, focaccia, biscotti, grissini, gallette, piadine, patate, banane, riso, frutta dolce, la menta, il pepe. Anche le bevande alcoliche devono essere bandite, così come la cioccolata e la caffeina. Oltre all'aspetto dell'acidità, è utile tenere sotto controllo anche l'irritazione, che può essere appunto provocata dagli alimenti che ho appena elencato. Non basta il cosa, ma è importante anche il come. Non basta scegliere bene i cibi da assumere per trattare la gastrite antrale, ma è anche necessario stare attenti alla propria condizione fisica e psicologica durante i pasti. Cosa significa? Che è molto utile mangiare lentamente, masticare tantissimo, ingerire bocconi piccoli, così da non stressare ulteriormente la mucosa gastrica. La gastrite antrale è una condizione ereditaria, ma è noto che, in generale, lo stato psicologico influenza molto l'integrità della mucosa. A questo proposito, onde non peggiorare la situazione, è utile consumare i pasti in condizioni tranquille, cosa purtroppo spesso non semplice da mettere in pratica, prendendosi tutto il tempo necessario per gustare il cibo. Un'alimentazione corretta risulta di vitale importanza, anche come rimedio per la gastrite erosiva. Il massaggio è un'arte molto antica, caratterizzata dalla presenza di numerose scuole, ognuna delle quali prevede particolari indicazioni per il trattamento della gastrite antrale. Anche la riflessologia plantare può essere considerata una soluzione per trattare l'infiammazione della mucosa gastrica. Si tratta di una pratica con radici molto antiche che prevede la sollecitazione di particolari zone nella pianta del piede per intervenire sugli organi interni, stimolandone i meccanismi funzionali. L'universo delle tisane può risultare molto utile quando si tratta un caso di gastrite antrale. Esistono diverse soluzioni che permettono di agire calmando gli spasmi e riducendo l'infiammazione. Ecco alcune opzioni: camomilla, melissa, altea, liquirizia, zenzero. Lo zenzero può essere considerato tra i rimedi più utili per trattare la gastrite antrale, per calmare gli spasmi e per contrastare gli episodi di nausea. Si tratta di una soluzione che non procura alcun tipo di effetto collaterale neanche in gravidanza. Anche dal mondo dell'omeopatia è possibile ricavare delle soluzioni utili per trattare la gastrite antrale. Tra le alternative che si possono chiamare in causa è possibile ricordare Nux vomica, Asa fetida, Belladonna. L'argilla è annoverabile tra i rimedi naturali utili per il trattamento dell'infiammazione della mucosa gastrica. L'argilla verde ventilata, acquistabile senza problemi in erboristeria, può essere assunta sciolta in acqua per almeno 10 giorni a stomaco vuoto. Meditare e praticare yoga può aiutare nel trattamento di questa condizione? Assolutamente sì, in quanto si agisce in base alla tranquillità psicologica, estremamente utile per impedire una produzione eccessiva di succhi gastrici. Conoscere e trattare la gastrite antrale è possibile. Prima di tutto è necessario riconoscere i sintomi e modificare il proprio stile di vita, tenendo conto di tutto quello che può pregiudicare ulteriormente l'integrità della mucosa gastrica. Per ottenere risultati sicuri, a questo proposito è molto più utile ricorrere ai metodi naturali, in modo da agire sulla causa e non solo sulla eradicazione momentanea del sintomo. Un percorso che garantisce efficacia per la gastrite antrale è il metodo Connectis, una tecnica curativa che ho messo a punto personalmente dopo almeno 3 decenni di studio delle caratteristiche delle più importanti cure naturali. Dal 2000 lo applico a livello pratico e attraverso la stimolazione contemporanea di sistema nervoso, linfatico e connettivale, proprio a livello connettivale, agisco ripristinando i normali livelli di funzionalità degli organi. Questo è possibile perché questo metodo agisce sulle cause del problema e non sui sintomi, come fanno tutti i farmaci, per esempio. Non mi resta che invitarti ad imparare il metodo che uso da tanti anni su tutti i miei pazienti.
Guarda il video di presentazione del sistema nella parte alta di questo sito o in fondo, o clicca sul link posto nella descrizione presente su YouTube sotto a questo video. Così potrai capire come questo metodo potrà aiutarti a risolvere in via definitiva questo problema. Ti auguro il meglio. Ciao da Antonio Sacchiero.